schiaccio il bottone, cominciamo la serata. Ringrazio chi è venuto qui stasera, è sempre complicato in era di internet spostare le persone per qualsiasi cosa, figuriamoci per una cosa che noi pensa di conoscere benissimo perché ce l'ha le porte di casa. Vi racconto brevemente un episodio che mi è successo un paio di anni fa. Una ragazza canadese, amica di un altro amico, impegnato nella Dante Alighieri. La Dante Alighieri è un'associazione che cura l'italiano in giro per il mondo, una cosa importante. Questa ragazza canadese era venuta in Italia a studiare l'italiano. Era un corso che completava il suo corso di studi universitario. Quindi doveva andare in Umbria, eccetera, eccetera. E siccome era collegata alla Dante Alighieri, a questo comune amico, era venuto in Valmaia ed era poi stata portata a Cinematra, era stata portata a Castellano, tutta una serie di cose che magari una volta che andiamo a fare una gita ci raccontiamo, se no parliamo per delle ore. E poi era venuta in un centro culturale di Brunero, di cui anche parleremo un'altra volta. Allora scrivevo per un giornale locale e ho fatto l'intervista, no? Una bella ragazzina, ventenne, tutto una serie di cose, un soggetto interessante. E allora dico, accidenti, ma tu arrivi dal Canada, lì è le montagne rocciose. Per noi, per me in particolare, che sono un ragazzo degli anni 60, sono un bambino degli anni 60, quelli erano gli anni di Rinchintini e di Lessing, e quindi erano i momenti in cui tu ti immaginavi queste montagne piene di boschi, di larici, era quello il posto dove andare. Erano le montagne rocciose il centro del mio interesse montanaro. Appunto, le pittine, i cowboy, eccetera, eccetera, Jack London, l'avventura del Grande Nord. Io avevo questo negli occhi e questa ragazza così per venire lì davanti mi faccio il capo, tu hai le montagne rocciose e vieni qua. Questo mi guarda con gli occhi sgranati e mi fa, ma io le montagne per la prima volta non ci sono qua. Le prime montagne della sua vita erano state quelle di Valmaira e di Castellaro, di Cellematra, eccetera, eccetera, eccetera. Primo episodio. Passano un paio d'anni, vado al Colle del Prete, vicino al pianoro della Gardetta, un altro posto molto ricco dove si può parlare a lungo, dove si possono vedere tante cose tra la Valle Stura e la Valle Maira e la Valle Grana, patrimonio del geologico, eccetera, eccetera, e incontro lassù una famiglia di stranieri. Era una delle poche volte in cui c'era anche mia figlia che era venuta con me. Mia figlia sarà venuta, io ho 18 anni, non aveva 16, sarà venuta con me in montagna con due mani, ma forse me ne basta una, ecco, cioè, sarà normale che due figli facciano così, però come genitore mi piace sempre un po'. Becco questi stranieri, dico, senti, fate la traduttore, facciamo una specie di intervista, così tutti allenano l'inglese, no? Allora parliamo con questi, tutta la famiglia in bicicletta, perché in Valmaira ci sono dei posti come c'è Alba, Marmara, quindi tutte le biciclette, le mountain bike, che portano prima in certa zona, che poi visita la montagna, come c'è concezione, chissà che cosa. E mi dice che arrivava da Vancouver. Come? Avete fatto da poco le Olimpiadi invernali, no? E gli rifaccio la stessa domanda che avevo fatto alla canadese ventenne qualche anno prima, no? Ma cavolo, per me le montagne rocciose sono le montagne vere. E questo mi guarda di nuovo e mi dice, no, non è così. Sì, le montagne rocciose sono belle, però sono montagne. Da voi è diverso. E dice la parola che mi ha folgorato, cioè che mi ha entusiasmato, che era, sì, le vostre montagne sono queste le vostre montagne, perché qui c'è la storia. Punto, no? Fagotto del livello. Cioè, montagne con la storia, no? Ecco, questo è quello che noi vogliamo costruire come associazione Ciamin. Qua ci sono
vedete due bande rosse, c'è la mia, c'è la sua, nascosta. Ed è fatto sta che siamo tre amici che hanno questa passione particolare della montagna, ma appunto intesa come montagna che abbia dentro della storia. Ed è un po' quello che i corsi da accompagnatore naturalistico, che sono dei corsi regionali che ti danno patentino per fare delle cose con tutti i crismi, con tutte le varie responsabilità del caso e con la formazione adeguata da mantenere nel tempo, e ci hanno poi insegnato, no? E le nostre montagne sono ricche di queste cose. Io sono particolarmente affezionato per mille motivi, perché ci abito in Val Maira, ma lo stesso ragionamento vale per la Valle Po, per la Val Maraica, eccetera eccetera, ognuno ha delle caratteristiche differenti. E poi dentro c'è la lingua, c'è la musica, non per niente qui abbiamo Simonetta, che è una delle migliori, si dice, ghirondiste. Mi spiace che non abbiamo anche lui in azione, ma magari ci sarà un'altra volta in cui avremo anche lui. Lui è fuori servizio stasera, però se andate sul sito www.altavalmaio.it c'è la registrazione del concerto di Capodanno di Eva, e si vede anche lui che ti dà l'elenco in modo significativo e piace. La taglio corta, forse è meglio che lei ti faccia sentire qualcosa e io poi ti racconto qualcosa dopo, se no divento il prete che mi fa la prete. Okay. Visto che si parlerà delle nostre valli, vi faccio un pezzo che arriva dalla Val Maraica, un aggiungo. Thank you.
cascata di cui parlavamo prima. Quindi c'è la Yasugai, c'è la Matra, una vita, una farmacia, senza morte. Bello invece le arti marittime, il gallo forcello, i fogli di gallo forcello, i tetti di una volta, questa è la bassa marinara, invece questo è Balma Bodes vicino al Malpo, questa è l'oasi di Tramorso, la processionaria sulle lance a sinistra, un secco e con tutti di segale nelle alpi nelle alpi costi e i tetti sono Ramargo Cambrezzo Danza Spadari un po' più della tenura ognuna di queste immagini c'è da raccontare a lungo e non li ho utilizzato. Quella è la cima del persone, qualcuno mi parlava prima, questo invece è il calvadello. La pasta Valmaira sul mattino. Altri stampetti. Questa è la provinciale, il giro della provinciale. Questo è in Bassa Valle, noi dove si potrebbe già camminare. Un capriolo che scappava un cane che non correva. Un cittadino che il signore prima mi veniva. Che lei. Quello non è un segno giallo, sarà del segno. Quello è il momento in cui si pensava che sono lui dappertutto, poi invece è un caso. Quello non è un cittadino. Quella è la grotta del mondiale, scritto. La destra un tipo d'erba questo invece qui c'è una bolera erba il museo di erba questo signore è sotto già morto un palignare di prazzo. Le farfalle, le coppelle rosse, la farfalle di ossica, altre coppelle, dalle rosse, il mondo con il partendino, la pioli con la farfalle del punto. I bambini sono qui alla un'attività che abbiamo fatto qui al parco studiale. Vediamo la casa di noi. Gente di tutte le età che viene per noi. Ecco, questo era solo proprio un flash. Ci fai un altro intervallo? Va bene. Là c'era un purpurì di cose. Praticamente è la nostra attività utilizzata. C'erano delle cose più impegnative, altre meno impegnative. Dipende dal gruppo. L'ideale per noi è quello di fare delle cose magari di qualche ora di passeggio al mattino,
un pranzo che non è così fondamentale, che un convivio nel quale si possa stare insieme e chiacchierare, e poi nel pomeriggio magari un momento culturale che può essere un museo come quello che abbiamo visto, oppure una conferenza, oppure un momento più approfondito di tema, no? da modulare nelle varie attività. Io ho questa passione, questa conoscenza specifica della Valle Maira, ma vale anche per le varie case. Siamo in più persone, possiamo fare più cose, quindi uno magari è più conoscente da una parte, uno è più dall'altra, ma anche chi verrà magari porta la sua esperienza. Scusami che la lingua corre più avanti della gloria. Luoghi nemmeno ci va, perché non penso che l'ha brutto, che è pericoloso,
lì, lui abita a Cuneo, io abito a Doneo, quindi abbiamo un occhio un po' differente con la formazione, no? E allora apprezziamo quello che magari noi locali non vediamo. E allora mi piaceva mettere in evidenza per dire abbiamo tanto che non sfruttiamo, no? Allora noi ce l'abbiamo sotto casa, possiamo andarci a vedere. Ed è per quello che siamo qua stasera, per invitarvi a altre attività. Magari alcuni di voi gente che sono sempre in montagna. Un conto andare in montagna, un conto andare in compagnia e un conto andare con qualcuno che magari ti fa notare John Boneto, oppure ti fa notare il porto del cinghiale, oppure non so, oppure magari qualcosa che non sapere e lo chiede a te, che magari sei esperto, hai la passione dei fiori e ne sai più di me, che non sono un tutore, io ne sono uno, però possiamo insieme passare delle belle attività. In sicurezza, come dicevo prima, sono solo poche ore, e poi noi siamo coperti anche di un'assicurazione riguardo le persone che accompagniamo, c'è diciamo una certa garanzia di fare questo secondo correttezza. Le mie parole non sono interessanti come la tua. bisogna essere del più tanto strumento. No, bravo. Poi ci chiede il supplemento. Quello che vivono sulla taverna sulla neve,
e sei già riuscito a fotografare questa? Questa è una salamandra che ha sbagliato un canto per uscire. Ma era viva o morta? Era morta, era morta. Questa è a Cecosella, è una fiorellina fastidiosa. L'impronta del cinghiale, però si vede chiaramente. Vanessa dell'Ortica, perché viene fuori le piante, le coppelle, dove, queste sono 5.000 forse, quindi se per ognuna delle coppelle ci mettiamo a parlare, siamo rovinati. Torniamo. E invece si è preso, è rimasto cavo dentro.
ci sono le persone. Quindi se parliamo forse da farci la forza. Sì, ecco, vedere persone che non si conoscono può essere poco significativo. Il nostro scopo era quello il martedì di progettare le foto della domenica, di avere un momento insieme di quello che si è fatto e programmare l'attività della domenica. Questa mi sembra una bella giacca. Ma no, ma lei fa parte della fauna di Valmaio. Laggi, quello è Giovanni Laggi. Ah, che fanno belle. Ma se lì potremmo anche fare stage di danza, di esercitare. Facciamo un break. Questo direi possiamo vederlo dopo, ecco. E sì. Non vogliamo di farne, ma ci sentiamo a riflettere. Purtroppo qua si sentiva male perché la ripresa si è lasciata con un telefonino, quindi... Grazie, forse. Va bene, che avviste ragazzi, forse. Sì. Se avete gruppi o se avete associazioni, sono cose che facciamo... non sono solo le gite in questo caso, cioè sono attività preparate, qui ci va più tempo a prepararle che poter farle, perché a parte preparare argomenti naturalistici specifici, si tratta anche per precise richieste, diciamo che committente, di preparare delle cose particolari. Che stanno andando avanti del Gran Ciambellano, per sapere cosa c'è, e quello dopo, questo qua, questo era un grande gioco, praticamente tutta la giornata era ambientata con l'attività naturalistica, però per fare questo passi attraverso la dimensione che piace ai ragazzi. Gli scout dicono che devi mettere l'esca che piace al pesce, non al pescatore. Per me magari anche un po' per dipende di quanto con la natura di caffè, fare qualcosa che interessi a chi ascolta, non a te soltanto. Una distanza con i bambini, proprio una questione pedagogica, ecco, devi fare quello che piace loro, il loro linguaggio è quello del gioco, se ti metti a parlare che quello è un lancio, che quello è una mela, che quello è un pino, che l'altro è diverso, questi ti dicono fatto di più, il gioco l'ha fatto loro, comunque da tutto il percorso raccoglievano delle carte termine, dovevano praticamente creare una storia del genere. Quindi alla fine erano proprio loro i protagonisti. Questo è, sono gruppi da 70-80 ragazzi. Diventa anche abbastanza impegnativo nella gestione. Questa è una cosa particolare che non vedrete ancora molto in giro, sono le coppelle del Roccia Re. Sul Roccia Re ci sono un fenomeno, non è naturale, ma è mai venuto l'uomo. Italia 4.000 anni fa, sono dei buchi lunghezzi, grazie della partita del quarto e del mezzo. L'unica cosa che più dura del mezzo è il quarto, quindi si prendevano le pezzetti di quarto e si scavavano questo costello, che avevano un significato, per dire, nel corso dei secoli. Queste immagini riguardano il momento della loro istruzione, una volta che andiamo che hanno fatto vita molto in grado, adesso magari ci sono di voi che ci sono. Ed è una storia che riguarda il percorso dell'uomo del Neolitico, dalla Giordania, lo sport
andando al Portogallo, e queste cose qua ci sono un po' dappertutto. Là c'è una concentrazione particolare, perché sono tutte rivolte verso il sole, si pensa quindi agli eventi solari, anche la croce, prima di essere il simbolo cristiano, era un simbolo già industriale, quindi poteva anche essere quello. Se dico di più, dico delle palle, perché se non è la separazione, non si può fare la legge a cosa sono dovute. Sono però collegati anche con quello che suonavano in greco, magari. Lì la roccia è diversa, in valle delle radiche, e le figure sono differenti. Qua ho fatto di quello, ho fatto di quello, ho fatto di quello. In quel periodo, 3.000 anni fa, 4.000 anni fa, il meteo permetteva di vivere anche quella quota, il meteo del stesso meteo. Poi faceva meglio tutta la, come si dice, con la quota scritta, si è tutta la cappella di una lezione loro. Qua in Europa che c'è finito il gruppo stereo di Cuneo, che era venuto a vedere le cose, che cioè, mi tirava in un quella era la capa che qualcuno la vedeva a vedere. Però mi sa. E lui si è trovato. Lo conosci, Robby? Era il gruppo appositamente per darci una mano e poter indicare queste cose. Questo è Basso Valle, quindi siamo... tra Rocca Bruna e non c'è il mondo di San Bernardo, cioè un mondo particolare ricco di moltissime cose, quella è la loggera abbandonata, qua non c'è molto più sentiero, dove era un po' andato, ma è un posto vicino e lontano nello stesso tempo. Poi se uno vuole andare là a questa base si può chiudere di tutto. Però la base reale è costruita. Nelle mani foto di prima c'è anche il direttore del museo di Piero Matteo, il museo che è storico, Sempre. E allora un modulario, un palchetto, ecco, sembra un ghetto, un modulario. Scientifiche dei simboli secondo la normativa internazionale. Vabbè, qui ce n'è perché se vuole. Quella era la sovrintendente regionale, se vorremmo fare, qui c'è. Queste sono invece delle attività che abbiamo fatto vicino De Monte, sempre con tanti bambini e con famiglie, con i cavalli di Manetto. Su per la montagna ci sono i merci, ci sono quei cavalli neri. E poi ci sono questi cavalli di oro, mentre i merci ci sono più neri, gli altri vengono dall'alto. E facciamo anche? Qui hanno avuto questi cavalli di oro, funzionano come merci. C'è la volontà. Abbiamo fatto prima con i bambini una presentazione, grazie a lei, che sono di noi, riguardo i cavalli, che ho spiegato tutta la volta. Poi abbiamo cenato e poi di notte abbiamo fatto una passeggiata un po' di stella, raccontando cose lunare e cose stellari. Bisogna essere un vivo. E questa è la classica attività da bambini, da famiglie, ecco, non da... sono sempre... da questo bambino non era interessato, era rapito. Poi tutti la crisi, sì. Thank you.
stato un po' lunga perché lui non ha fatto poi più. Cos'è un sabato sera? Ad ogni modo, dietro la chiacchiera prenderemo una volta e sentirla direttamente. Non vale la pena perché appunto è competente, non è una storia limitata. E questo invece è una cosa che proporremo qua a qualche settimana, martedì sera, sono degli incontri di immunologia e di sicurezza sulla neve, no? Quindi la conoscenza della neve, degli strati della neve, della sua trasformazione, di quando è andare in un posto, di quando è andare a casa. Purtroppo, essendo in esterno, le registrazioni sono quelle che sono, però lui è un esperto di queste cose, ha fatto forse fatto i tagli e ha vinto il quadro, sarà con noi, ma di sera a raccontare queste cose da fare come questa, specifico la teoria, e poi la domenica andremo a fare delle cose pratiche. Sono il 15 di febbraio e il 2 luglio. Ma se mi date una mail o se avete già o se avete preso il progetto, vedrete questi programmi. Noi intendevamo appunto il martedì sera avere l'occasione di condividere delle cose, poi lanciarle. Permettiamo se martedì prossimo qualcuno di voi decide di venire o porta degli amici, vi racconterò la domenica. Sono a fianco che sono distante, quindi di avere come rete però di fondo per via del campo. Ah sì, è vero, è scoperto. Ecco, c'è una montagna lì, se mi faccio vedere di fronte, è una montagna di fare. Comunque queste prove tecniche c'è chi le fa costantemente fino al cartino, però non ricordo che si è visto fare il valanghi 3, 2, 5, perché si fanno queste cose? Sono le uguali, non si fa travolgere lo stesso, però un po' di consapevolezza nel farlo. Questo come dire che anche per fare una passeggiata banale si può fare in sicurezza. Cosa intendiamo? Qua siamo proprio a casa sua, dove lo sto dicendo, ecco, questo qua è il suo rifugio che ha di Altalena, qui sono degli amici che abitano lì tutto l'anno, ma quello che vi detto è la sua struttura. Colline locali, ecco, la cosa più difficile di queste quattro foto è fare la foto a lui, cioè suo figlio, che è assolutamente bello farsi fotografare. Questo è già più lungo. Ecco, allora, tipo, in quel caso c'era lui, abita questo signore, abita lì, questo c'era la strada. Abbiamo passato un po' il rifugio, eh? Sì. Era questo periodo perché c'erano le cucine. C'era un po' di neve anche lì, quell'anno. Questi sono gli strumenti di ala, c'è anche su quella è la roba da pregnare, però sì. Gli strati di cui si parlava prima, e lì siamo al paletto, ci vorrebbe anche con le due o tre passeggiate in sicurezza si possono fare, non è nulla di incredibile, però sembra di essere fuori dal mondo e sei dietro casa. Certo.
abbiamo la conferma che è lui e non è, e non è un falso. No, vale, io non posso che vale la pena, se poi volete fare gli amici per un po' di tempo vi affitto il rifugio. Questo è il marciale di prima, quello dove vedevamo le coppelle, è la luce pure. Con il del paletto, laggiù poi c'è il museo dei mortai. Ogni paese era specializzato in, una, in un lavoro. Vi faccio passare le corse. Era l'anno scorso? Era l'anno scorso, dove l'ho prodotto. 83 anni aveva. Allora l'anno scorso. L'anno scorso. Questo era l'anno scorso a febbraio. Poco contento di stare lì. E questa è una cosa che è già preparata, che è venerdì 13, con la filosofia che abbiamo cercato di comunicare prima, ci proviamo l'evento per Gemolo, che è il cielo del monte, si fa una passeggiata sotto le stelle, si racconta qualcosa delle stelle, si fa la cena, si torna a casa per mezzanotte, una al massimo, a dei prezzi, come vedete, non c'è da fare cambiare questa. Questa attività gestisce in particolare a lui, che ha la passione per le stelle più di quella che sono in. Ci concludi con una musichetta? Sì.